Io ve le faccio molto breve, anche perché cioè, non è che ci siano tante comunicazioni da fare. Le comunicazioni sono ovviamente i dati oggettivi. Allora, come è già saltato fuori, c'è stato un problema di Fauci sintomatico la scorsa settimana, che si è rivolto penso al medico di medicina generale. Dopo fatto gli accertamenti è stata risultata una positività al Covid, e da questa positività sono stati identificati quelli che erano ovviamente i contatti stretti in termini di leggi, ed è stata suggerita l'esecuzione dei tamponi, ovviamente l'esame di rimente per tutti praticamente per tutto il magazzino, tutta la parte operativa, su una popolazione numerosa. Sapete bene, stiamo parlando di 200 persone, quasi tutte, anzi praticamente tutte asintomatiche. Si tratta, se proprio vogliamo tirare fuori delle cifre, si tratta almeno poche unità, neanche 10 persone che riferivano dei sintomi lievi. È ovvio che i risultati dei tamponi ufficiali, è stato fatto il tampone a tappeto in tutta la parte del magazzino lunedì, ha lasciato un po' tutti a bocca aperta, perché una positività così importante su dei sintomi praticamente assenti, insomma, ci ha lasciato un po' tutti di stucco. Anche perché mettetevi bene in testa che questa è un'azienda, è un'industria nell'agricoltura, perché un'azienda di questo tipo ovviamente è un'industria nell'agricoltura, e parlare di metà personale che si ferma in un periodo come questo, in questo ambito lavorativo, è un po' come dire ad un grande ristorante, ad un grande hotel, che la vigilia di Natale devono chiudere e lasciare a casa metà della gente, con tutti gli invitati che aspettano di essere serviti e che si incavolano ovviamente se non arriva il prodotto. Stiamo parlando di un'area molto alta, mi viene da pensare che la cosa che ovviamente può incidere più è il fatto che diversi dei soggetti che lavorano in realtà come queste, alla fine della giornata si raccolgono in unità abitative di appoggio, perché tanti non sono residenti magari in questo comune, nei comuni limitrofi. Però vi dico, sicuramente per quello che ne so, non sono dei cosiddetti soggetti riportati qui, si è arrangiati con lavoratori che erano già in Italia. Ed è ovvio che anche se lavorano in ambiti diversi e così via, vivono insieme, punto e basta. Sono contatti stretti, ma a domicilio, perché qui non c'è tempo di fare i contatti stretti, non c'è tempo. Sono state regolamentate, come si dice, tutte le cosiddette pause, la possibilità di andare anche ai distributori automatici, tutte queste cose qui. Il medico del lavoro, sono venuto qui 20 volte, guardate che negli ultimi mesi mi ha misurato la temperatura anche a me con il termometro a distanza continuamente, quindi insomma lo so. C'è una, vi dico, il problema purtroppo è di una, secondo me, di una domiciliazione, diciamo, dei soggetti abbastanza, diciamo. Chiusura, i tamponi a tappeto proseguiranno? I tamponi a tappeto proseguono come devono essere fatti, come da indicazione della FIA. Secondo lo dico, è così. Cioè, è l'unica ragione per cui mi giustifico una cosa del genere. Sono sincero, ho idea, sono un medico, non sono un infettivologo, non sono un epidemiologo. Sicuramente c'è in giro una forma, si è attenuata molto la problematica dal punto di vista clinico, e molto probabilmente ci sono molti positivi asintomatici in giro che non sospettiamo, anche tra italiani, perché passatemi i termini, non è che c'è bisogno di andare dall'altra parte del mondo per vedere che non si porta la mascherina. Adesso ho sentito che ci sono delle ordinanze regionali che hanno prorogato l'obbligo delle mascherine avanti, però vi dico,
Ma ci sono reparti chiusi o è operativa al 100% l'azienda? L'azienda adesso è operativa, mi risulta, al 100%, è stata sanificata, igienizzata come doveva. Il prodotto, cioè, deve uscire, il prodotto deve uscire nelle condizioni di igiene che erano precedenti, che erano già state dettate, cioè non è che si sono fatte sicuramente sono state fatte adesso degli interventi di sanificazione ulteriori, già fatti e programmati per il prossimo.